pastore dà la propria vita per le pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Seconda pagina del foglietto giallo. Non ci sono i numeri. Dopo l'ascolto di questa parola dove il Signore ci dice che vuole che tutti noi abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza, allora rispondiamo a questa parola che abbiamo ascoltato insieme con la preghiera che facciamo tutti insieme, che reciteremo a cori alterni. In grassetto tutti insieme le altre strofe alternate ragazzi e ragazze. Ci hai donato perché potessimo amare e godere della vita. Allora oggi potremmo parlare di tante cose, potremmo parlare di
sessualità, che cos'è l'amore. Vuoi vedere qualcosa? Qualcosa con la Q maiuscola? Ecco, vai lì, clic e puoi guardare. Invece noi oggi non vorremmo dire qualcosa di diverso. Vorremmo dire che c'è una cosa forse che al giorno d'oggi nessuno più ti dice. In un mondo dove sembra che fai da te, soprattutto in questi temi, come il sesso, la sessualità, sia un po' la normalità. Beh, invece noi ti diciamo subito un messaggio, ti vogliamo consegnare questo messaggio, che ad amare si impara. Tutti portiamo nel cuore il desiderio di un amore vero, di un per sempre. Questa immagine è molto eloquente, perché in fondo al tuo cuore, tu nel tuo orizzonte, in fondo, porti un'immagine come quella di destra. Cioè di arrivare magari tra 80 anni a essere vicino a una persona che ti ha amato e che tu hai amato per tutta la vita, con un per sempre. Ecco, magari tu fai fatica adesso a comprenderlo, ma se guardi bene questo per sempre c'è, è solo da riscoprire. C'è una domanda, infatti, che nasce spontanea quando dall'infanzia tu passi all'adolescenza, quando cominci a crescere. C'è una domanda che viene nel tuo cuore. Questa domanda è che avverte nel mio cuore un desiderio di amore. Un desiderio di donarmi con tutto me stesso, anche con il mio corpo. Allora perché non rispondere a questa domanda, a questo desiderio che ti porti nel cuore con tutto te stesso? Perché non saziarla come è naturale? Perché non dare risposta a questa domanda come è naturale? Tu avverti il bisogno di una relazione, hai bisogno di stare con qualcuno, ma tu puoi scegliere di stare con una persona per diversi motivi. E qui ce ne sono alcuni elencati, sono anche di colori diversi, per farne cogliere forse la particolarità di ognuno. A volte semplicemente tu stai insieme a una persona perché ci sono due bisogni che si incontrano. Desiderio di un tu da condividere, di una compagnia, uno stato simbolo, perché al giorno d'oggi magari arrivato ad una certa età se non hai mai avuto un'esperienza anche di relazione, forse sei un po'. Wow, oppure per un'esigenza sessuale, hai bisogno di qualcuno che soddisfi un tuo bisogno, che senti nella tua vita, nel tuo corpo, oppure semplicemente per curiosità, perché cominci a scoprire che c'è un'alterità, c'è qualcuno che sta di fronte a te, è diverso da te, dice qualcosa alla tua vita, e vuoi scoprire che quel di più che questa persona che sta davanti a te vuole comunicarti. Oppure tante volte lo puoi fare anche per gioco. Vediamo un po' com'è. Qui non ti preoccupi dell'altro, ti preoccupi di te stesso, di vedere come funzioni tu, come ti metti in gioco tu con l'altra persona, ma forse l'altra persona non ti interessa poi così tanto. Oppure sì, tanto per provare, oppure perché ti sana delle ferite, magari per tutta la vita hai avuto anche una famiglia che ti ha un po' rifiutato, un po' messo da parte, e hai bisogno di trovare qualcuno con cui stare che elimina un po' di quella solitudine che magari hai sperimentato nella tua vita. Ma è possibile che sia tutto qui? Il desiderio di questa relazione che porta nel cuore di incontrare una persona con cui relazione, possibile sia tutto qui? Beh, qui mi aspetta tantissima roba, poi magari la leggete, non è importante, ma vedete, come vi dicevo, a un certo punto nel tuo cuore nasce il desiderio di conoscere meglio l'altro, di avere una relazione con l'altro, e scopre piano piano che però entrare in questa relazione non è così facile, perché magari tu ti fai delle idee su come possa essere una relazione con l'altro, ma poi quando ti metti in gioco realmente con l'altro scopri che l'altro è un mistero,
meraviglioso. In effetti il problema sta proprio qui, cioè io desidero l'amore perché al termine di questa è la chiave della felicità. Ma scopro che la riuscita di questo dipenderà tanto. Dipenderà tanto dall'oggetto che io dipingerò, ma dalla capacità di dipingere. Quindi la mia capacità di amare non dipenderà semplicemente dalla persona che io trovo, ma dalla mia capacità, cioè dall'arte che io avrò imparato per amare chi mi sta di fronte, per amare questa persona. Allora, ma se c'è un di più da imparare, chi sono i tuoi maestri d'amore? Se è l'amore, se amare è un'arte che si impara, chi sono i tuoi maestri d'amore? Se amare è una cosa seria, e qualcuno te lo deve insegnare, non lo puoi fare tu da solo, non puoi, non c'è un fai da te, non basta quel video, come ti dicevo all'inizio, non basta, e lo scopri molto velocemente che non basta. Allora se ci vogliono dei maestri, se ci vuole qualcuno che ti insegni ad amare, chi sono i tuoi maestri d'amore? Forse alcuni giornali, alcuna stampa, in cui tu, mi dicevo tante volte, no? Sfogli certi giornali e vedi che ci sono tanti gossip, c'è tanta informazione che vuole provare a dare una risposta a questa arte di amare. Ok, i tuoi maestri possono essere questi, oppure può essere la musica. C'è una canzone, forse è un po' datata, di Vasco Rossi, che diceva: qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori, tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Anche qui c'è il fai da te, no? Oppure mass media, la televisione, dicevo, internet, Uomini e Donne, Il Grande Fratello, tutte cose conosciute, conosciute bene, tutti hanno una parola bellissima, questa immagine, tutti hanno una parola da dirti, tutti hanno qualcosa da insegnarti, hanno un'esperienza, un'esperienza che vogliono condividere con te. Magari gente della tua età con cui tu ti confidi, che ha esattamente la tua stessa esperienza, ma che tante volte, proprio perché ha attinto da qualche fonte, ti viene a dire: guarda, si fa così, non ti fidare, perché se le sue fonti sono quelle che abbiamo visto, non ti devi fidare, non ti puoi fidare, è un abbaglio. Perché il problema non è soltanto il contenuto, quello che tu vedi. Dicevo prima, vai su internet e puoi vedere tutto quello che vuoi. Ma il problema è come questi argomenti vengono trattati. Cioè, qual è la visione del sesso che ti viene consegnata? Forse che il sesso è qualcosa di banale, è un puro strumento di piacere, su certa stampa, su certi giornali, la riproduzione, rimanere incinta, magari un incidente da evitare, oppure che l'amore non è necessario, basta la passione, incontri qualcuno che ti piace e basta quello, oppure c'è un bisogno da soddisfare, che è arrivato a una certa età, se tu non hai avuto un certo tipo di rapporti, anche lì sei altro, questo a volte ti viene detto, oppure quando una modalità di risulta insoddisfacente puoi cambiare. Hai trovato un modo di amare, un modo anche di fare magari sesso, non ti è piaciuto, cambi. Cambi soggetto, cambi modalità. Continui a rincorrere qualcosa con questo, con questa voce del cuore che ti rimbomba, fai da te, fai da te. Anche il contesto in cui viviamo non ci aiuta,
Perché se voi pensate, noi abbiamo cinque sensi: la vista, il tatto, il gusto, il dito e l'olfatto. E se voi ci pensate bene, tutti questi sensi che noi abbiamo sono stati violentati potentemente. Pensate alla vista, i cartelli, internet, il cinema. Perché io devo vedere ciò che non ho scelto? Perché mi deve essere sbattuto in faccia qualcosa dell'altro, anche una parte magari intima dell'altro, che io non ho chiesto? Che cosa gli emerge dell'altro? La banalizzazione dell'altro. Oppure pensate al tatto. O non si tocca, oppure il toccare è diventato bestializzato. Cioè non c'è un modo anche in tenerezza di imparare anche a toccare. Il gusto, siamo in una società dove ci sono un sacco di problemi alimentari, o ci si appuffa, oppure ci sono dei disturbi alimentari dall'altra parte, cioè di, per esempio, anoressia. Perché ti danno dei modelli che ti conducono a questo e ti dicono che quello è la normalità, quello è il bene. Oppure il dito, non sei più capace gestire neanche il tuo dito. Vai in giro, non so se ti è capitato, ma sicuramente anche se vai in una stazione dei treni, tu vedi che il 95% delle persone gira con le cuffiette. Non puoi avere un attimo di silenzio. Non ci sai stare in quel silenzio. Quel silenzio fa più rumore che una musica assordante. Ti dà fastidio quel silenzio. Anche moda, no? Si fa così, si usa così. Oppure l'olfatto, no? Bisogna profumare qualcosa che puzza. Ovviamente a volte pensate un po' di profumo sopra una fetta di gorgonzola. Tutto deve essere bello, no? Ma se è una fetta di gorgonzola, è una fetta di gorgonzola, no? Lascialo puzzare, buono così. Ma basta, allora basta. Perché forse c'è una bellezza che è da riscoprire e annunciare. Sapete che Pasolini, uno scrittore, diceva che si rendono schiave le persone più col sesso che con le grandi ideologie che ormai sono tramontate. E oggi, se voi guardate, infatti, il sesso è uno strumento che viene proprio usato per dirigere le menti, per fare educazione, tra virgolette, o diseducazione. Tutto viene portato su quel piano. E attenzione, perché guardate che anche i bravi, anche quelli che si sentono virtuosi, no, io sono un bravo ragazzo, no? Ecco, state attenti, stiamo attenti, perché nella tentazione diventiamo animali, ma non nel senso, cioè animali, cioè guidati dal distinto, cioè ci viene da soddisfare immediatamente il bisogno che il nostro istinto ci indica. Ma non dobbiamo scandalizzarci, perché anche questo è della nostra natura, anche noi siamo animali, ma siamo animali con un cervello razionale, abbiamo un'intelligenza. Allora qualcuno potrebbe dire, ma io ho anche provato, no, a farmi un'idea diversa, e sentite cosa dice un ragazzo che ha provato a chiedere altrove, a credere altro, no? Ma anche qui ha trovato una delusione. Andiamo a sentire che cosa dice questo ragazzo. Gesù, ti lascio, perché a me piace il mio corpo. Gesù, questo è il momento di dirci addio. Se continuo a credere in te, ho chiuso con il mio corpo. Chi crede in te deve dire addio al corpo, e quindi al sesso. Perché il corpo gira gira, che cos'è se non sesso? Invece, se uno crede in te, al sesso non deve nemmeno pensare. Perché fa già peccato. Caro Gesù, mi spiace, ma non andiamo proprio d'accordo. Io sono giovane e ogni millimetro del mio corpo vibra di desiderio. Come faccio aspettare 5, 7, 10 anni? Io, caro Gesù, non ho nessuna intenzione di stare a subire questo tormento. Io faccio tutto quello che il mio corpo desidera e cerca. Quindi, caro Gesù, addio. Bella, no? Anche questa testimonianza. Uno dice, io ho provato, ma poi in mezzo ad una società, in mezzo a un gruppo di amici che mi dicono qualcosa di completamente altro, prima o poi
Anche uno che è distato in continuazione, prima o poi cede, come dicevo prima, non ci crediamo così forti, perché nella tentazione tutti siamo dei potenziali persone di cavolo. Oggi poi c'è anche un'altra morale, la morale del ma se non faccio male a nessuno, che male c'è? Guarda, uno che si fa questa domanda, anche tante volte vengono dei giovani a parlare e condividono anche certi tipi di esperienze, dicono ma che male c'è? Ma dimmelo tu che male c'è, perché lo chiedi a me? Perché è la domanda che è sbagliata. La domanda giusta è che bene c'è? Cioè io nella vita non devo fare il male minore, ma devo fare il bene. La mia vita è fatta per pensare che bene c'è, per ragionare in termini di bene. Perché se tu mi dici che male c'è inconsciamente, tu dici già che dentro di te c'è una lotta, senti già che la tua coscienza dice che non va, che non è quello che desidera. Devi farlo, devi fare certe cose, certe esperienze, perché? Devi farlo perché per sentirti amato e stimato, come tranquillante, per sentirti adulto, per noia, per sentirti normale. Poi cosa dice la Chiesa sul sesso? Sapete cosa dice la gente comune? Normalmente si dice, beh, il sesso è da farsi solo dopo il matrimonio, poi gli chiedi, ma perché? Boh, perché sono tutti bigotti. Oppure perché è da farsi con la sola finalità di procreare. E viene eliminato così tutta la parte del piacere, che invece c'è. Legare l'amore al sesso è stata una delle trovate più bizzarre del creatore, della serie Guardare e non toccare. Nietzsche, il filosofo, dice che la Chiesa ha reso amaro il piacere della vita. Guardate, sotto sotto, un po' tutti pensiamo che ci sia una parte di verità in queste affermazioni. Allora voglio porti una domanda diversa. Secondo te la sessualità riguarda la genitalità, cioè l'essere legato al tuo organo sessuale, cioè che tu sei un essere sessuato, che è un organo sessuale, all'istintività, al piacere, oppure la sessualità è tutta la persona, la capacità di entrare in relazione con l'altro, è la gioia, fare l'esperienza della gioia nell'incontro con l'altro. La domanda potrebbe essere, la sessualità riguarda l'avere o l'essere? Perché quelli in rosso, la genitalità, l'istintività e il piacere riguardano l'avere, cioè riportare qualcosa a me, rispondere a un bisogno che io sento. La parte in giallo invece riguarda l'essere, cioè tutta la mia persona, la mia capacità di entrare in relazione e di gioire con l'altro e per l'altro. E allora qual è la risposta esatta? Ho un corpo o sono un corpo? Voi ci pensate, magari, e rispondete. Io ti posso soltanto dire che devi ricordare che tutto quello che tocca il tuo corpo tocca il tuo cuore. Quindi non pensare che le due cose siano separate, che io possa usare il mio corpo non permettendo che quello che faccio tocchi il mio cuore. Già qui ti ho dato un aiuto per rispondere a queste domande. Allora, una parola bella, ascoltiamo, non soltanto in riferimento al sesso, ma all'amore e alla sessualità. Anche questo voi lo potrete leggere, ma la Chiesa dice che l'amore è la fondamentale nativa vocazione di ogni essere umano. Dice lo sposo alla sposa, mi insegneresti l'arte dell'amore. Questa è parola di Dio.
Chiesa dice che è qualcosa da mettere o da prendere con le pinze, da mettere da parte, perché riguarda l'interezza della persona, un suo modo di manifestarsi, di comunicare con gli altri, di esprimere, di vivere l'amore umano. La persona tutta intera con il suo corpo esprime questo. Ma tu lo sapevi anche che la Bibbia parla del sesso? Forse no. Allora prendi il libro dei Cantici, quelli Cantici, e leggi queste parole: baciami con i baci della tua bocca, le tue carezze sono migliori del vino. Fammi entrare, re, nelle tue stanze, come sono belli i tuoi piedi nei sandali, le curve dei tuoi fianchi sono molini, il tuo melico è una coppa rotonda. Qui si sta parlando di un uomo e una donna che stanno scoprendo la bellezza l'uno dell'altro. Sono parole belle, è parola di Dio. Guarda, Dio è l'unico che libera la tua libertà, perché tu possa essere liberamente pronto per amare. Allora, per imparare l'arte dell'amore, Dio, colui che ti ha creato, ti ha pensato e ti ha detto che tu sei prezioso ai suoi occhi, non può non incentrare qualcosa con la tua vita. E ricorda che tutto mi è lecito, ma non tutto mi giova. Io posso fare sì quello che voglio, ma ricordati che tutto quello che tocca è il tuo corpo, tocca il tuo cuore. Attenzione allora a farsi un'immagine errata e a imparare da maestri che non ti vogliono insegnare la verità. Ascoltiamo allora ancora un'altra parola. Ora leggiamo che io sono d'accordo con tutto quello che ha detto Fra Massimo, però qual è il ritmo? Quali sono i tempi per stare dentro questa bellezza che un po' ci ha fatto intuire? Faccio ascoltare una canzone che mi hanno fatto conoscere degli adolescenti di Milano che sono venuti a casa mia. Broken Earth College. L'amore ha a che fare col tempo. La prima cosa ce l'ha detta Fra Massimo. Perché l'amore
mattina, sei tutta la mia vita. Una cosa molto bella, no? Molto romantica. Però ti immagini tutta la vita sulla patatina? Cioè, drammatico. Allora, a un certo punto bisogna uscire da questo stato quasi di ebbrezza. E però dall'innamoramento si passa un altro momento, che è quello in cui si comincia ad affascinare un'altra libertà. Cioè tu incontri non più una persona che ti soddisfa, ma la libertà di un'altra persona. Cominci a dialogare con l'altro e quindi non sei lì per sedurlo, non sei lì per tirarlo, non sei lì per spingerlo, non sei lì per convincerlo, sei lì per amarlo. È un po' diverso, perché come diceva prima Fra Massimo, tu puoi entrare dentro una relazione, anche dentro l'innamoramento, per tanti motivi che non sono l'amore. Oppure puoi anche fare un'altra cosa. Se qualcuno di voi succede, il mio benvenuto speciale, perché anch'io sono di questa categoria, sono stata, puoi avere paura di innamorarti. Noi conosciamo tante persone anche che sono nella tristezza, perché di questo tuffo hanno paura. Quando tu decidi di uscire da te, non so se hai mai notato, nel tuffo si perde l'equilibrio. Ecco, innamorarsi un pochino fa, poiché fa uscire da se stessi, fa anche perdere l'equilibrio e può fare anche paura. E tu puoi far finta di non volerti innamorare. E sotto sotto c'è un pochino di paura. E lì come si fa? Beh, per esempio c'è la cura della bellezza, cioè vedere cose belle, credere alla bellezza. Questo ti aiuta ad avere il coraggio di vivere fino in fondo l'innamoramento. L'innamoramento, se rimane lì, porta qualche rischio, appunto un rischio verso di te, perché ti senti tutto nuovo, ti sembra che tutto sia bellissimo, però non è che sei proprio nuovo, sei rivestito di una sottile stratino di novità. Ancora questa relazione non è bella, non è solida, quindi se tu ti ci butti completamente rischi di sopravvalutare. Non so se vi capita voi stessi o persone che vi avete intorno, che innamorate non vanno più a scuola, non studiano, non mangiano, calma. Non sopravvalutiamo questo momento. Sei un momento fragile che ti invita ad andare un pochino più in profondità, ti promette tante cose ma ancora non te l'ha dato, quindi ti invita a camminare. È un tempo di innamoramento della gioia, però anche del lavoro su te stesso. Forse sei invitato un pochino anche a cambiare. E anche l'altro, anche l'amato, vive dei rischi nell'innamoramento. Per esempio tu sei un po' tentato, come si diceva prima, di vedere solo le cose belle di lui. Allora c'è bisogno che questo tempo si evolva e passa a qualche altra cosa. E innanzitutto comincio a vedere anche i difetti dell'altra persona. E lì si può entrare in un altro momento che è un po' la tenerezza e l'intimità. Perché stiamo parlando di un cammino? Perché il modo più bello di vivere la sessualità è il modo progettuale, quello che va da qualche parte, non patatina sei tutta la mia vita, non stare soltanto in questo momento. Ecco, l'amare è qualcosa che sa, ha il sapore dell'eternità, e per questo è importante imparare a sentire e a rispettare il corpo. Tutte le cose, come diceva prima Fra Massimo, ti succedono con il corpo. Il corpo è come la scatola nera. Avete presente la scatola nera degli aerei? Ecco, lì nel nostro corpo rimane scritto tutto. Oh, ma questa è una cosa che vuoi che sia? Chiedilo al tuo corpo. Nel tuo corpo rimane scritto tutto il bene e tutto il male. Qualche volta noi pensiamo, no, ma cosa sarà mai? Eppure invece il nostro corpo si ricorda un sacco di cose. Tu puoi pensare, ma che male c'è? Che ne so, che male c'è a scambiare qualche foto, un po' così, un po' così, quando me la ricarica di un cellulare? Oppure che male c'è a farsi una mezz'oretta di navigazione alto e poi dopo chiudo? Chiedilo al tuo corpo che male c'è, perché il tuo corpo si ricorda tutto, si ricorda le cose belle e si ricorda gli sprechi che hai vissuto. E c'è il rischio di
di vivere dei modi non autentici di incontrare l'altro. Ogni modo di incontrarsi c'è un corrispondente col corpo. Non so, gli amici si abbracciano, gli innamorati si baciano, i fidanzati si baciano, gli sposi vivono una relazione sessuale che è unione. Ecco, se noi sbagliamo ritmo, il nostro corpo rimane con le tracce, perché poi viviamo con fatica e diciamo delle bugie con il corpo. Il corpo serve a dire il linguaggio dell'amore. Allora, noi ci possiamo domandare, stiamo vivendo o desiderando dei gesti che comunicano, che dicono qualcosa di me all'altro, o sono dei gesti che urlano il mio bisogno, come si diceva prima, o sono dei gesti che prendono dall'altro? Questo ci apre un po' il discorso sulla esagerazione. Ci sono tanti modi di esagerare nell'amare. Amare, perché uscire da sé indica il grande, il per sempre. Però se questo grande, questo per sempre non va di pari passo con l'impegno che sto vivendo, con la libertà, nel nostro corpo si incide una traccia che non è di bellezza. Ecco perché una cosa splendida come l'intimità deve trovare noi delle papille gustative giuste. Possiamo vivere l'intimità con quella persona a cui davvero ci stiamo consegnando. Una relazione, solo un consiglio, per vedere un pochino, occhio lungo, come stiamo vivendo queste cose. Una relazione bella porta la vita, sempre. Una relazione che sta mentendo la spegne la vita. Allora, se la relazione è bella, sarà bello per te, lui, sarà bello per te, lei, e sarà bello per le persone che avete intorno. Se una relazione invece dice delle bugie con il corpo, delle bugie col pensiero, ti spinge, ti fa venire voglia di altro. Un modo che mente di stare uno davanti all'altro è quello di essere sempre sotto esame. No, perché se tu non sei come io mi aspetto, oppure se io non sono come lui si aspetta, oddio, cioè questo fa dei graffi, no, nella mia scatola nera. Per esempio, essere nudo davanti a un'altra persona vuol dire che mi consegno, ma tu in ogni tipo di nudità, può essere anche l'intimità, può essere anche dirsi un segreto, tu come stai davanti all'altra persona? Ti stai consegnando o stai prendendo qualcosa per te? Quando sei in intimità con l'altro, che sia un gesto, che sia un bacio, tu lo fai per consegnarti, per dare qualcosa, o lo fai per prendere? Allora, non è che si tratta qui di domandarsi, ma perché, fino a dove si può arrivare? Ma perché la mia situazione è qui? A qui? Allora, quello, attenzione, è l'allegro chirurgo. È un gioco che si usava quando ero piccola io, che quando tu tocchi fa rumore e non hai perso. Ma quello è l'allegro chirurgo. La sessualità, l'amore lento è un'altra cosa. Non si tratta di farsi questa domanda fino a dove, ma si tratta di questo amore che cosa vi sta regalando, questo amore che cosa vi sta portando, a quest'altra persona cosa posso regalare. È tanto bello dire con il corpo, io ti offro un bacio, ti offro una carezza, ti offro uno sguardo. Invece fa così male che il mio corpo dica a un altro, io ti prendo. È molto bello dire con il corpo, questo è per te, questo sguardo, questo regalo, questo gesto, questa intimità è per te. Ed è brutto, ciascuno di noi lo sente, quando il corpo dell'altro che mi si avvicina mi sta dicendo, è per me. Quello che ti sto chiedendo è per me. Allora noi stiamo uno vicino all'altro perché è per noi. Noi stiamo nell'amore per costruire qualcosa per noi. Ci vuole poco a perdersi in delle storie dove c'è solo il perdere. Però quando c'è qualcuno che vince, stai sicuro che c'è qualcuno che perde. E ci rimaniamo fregati nell'amore. Allora c'è un suggerimento sulla fedeltà che forse ci possiamo dare, e un altro suggerimento. Ok, ci sono due modi di stare insieme, c'è il modo
ho bisogno di te perché sennò cado, ho bisogno di te perché sennò i miei amici cosa dicono, ho bisogno di te perché così sono sicuro che sono capace di trovare una ragazza o sono capace di trovare un ragazzo. E c'è un altro modo più bello, in cui io scopro l'altro come una persona per la quale e davanti alla quale voglio stare in piedi per costruire qualcosa. Allora in quel modo comincia la relazione. E non importa se si sta insieme da un giorno o da un anno, quella è già un pochino di felicità. Ci si può dire le cose e si possono vivere le cose per davvero. Un doppio legame significa
Con le parole ti dico una cosa, ma con i gesti ti dico un'altra. Con le parole ti dico ti amo, ma non c'è mai un'attenzione concreta verso di te. Con le parole dico tu sei la più bella, il più bello del mondo, più bello del sole, della luna, però poi il mio tempo lo spendo per tua cugina o per l'amica migliore. E questo è un doppio legame. Quando con le parole ti dico l'amore, ma con i gesti non dico l'amore. Ecco allora che questa è una bella trappola. Un'altra trappola dell'amore, partiamo da alcuni eventi che magari voi adolescenti conoscete molto bene, per esempio la vendetta. Siete stanchissimi? Volete che finiamo? Allora continuiamo con attenzione. Cerchiamo di farvi attivare di nuovo la connessione, perché adesso si è un po' rallentata, ecco. Allora, la vendetta. Che cosa succede quando ci si vendica nell'amore, nella relazione di amicizia? La vendetta uccide l'amore dentro se stessi, prima di tutto. Poi anche nell'altro. Per esempio, non so se tutti... ogni tanto avrete delle giornate, possiamo partire da un esempio concreto, quello che è successo per esempio il mese scorso, non mi ricordo, l'ex fidanzato organizza la violenza sulla ragazza. Questa è una vendetta terribile che uccide l'amore prima che dell'altro, lo uccide dentro se stessi, perché quando mi vendico per rivendicare amore, l'amore dentro di me lo soffro, appunto perché l'amore non si può mai né comprare, né vendere, né pretendere. L'amore lo possiamo solo accogliere, perché è un dono. Un'altra cosa che porta a cadere in trappola è il ricatto. Penso che tutti conoscete molto bene. Il ricatto porta a legare alla paura. Ma io se voglio un rapporto di amicizia, di fidanzamento, una relazione affettiva, queste relazioni devono partire dalla fiducia e dall'amore. Con il ricatto io leggo l'altro alla paura. Se tu non fai come dico io, pubblico la tua foto su Facebook, per esempio. Il ricatto è una bella trappola dell'amore. Poi un'altra trappola dell'amore è il non amare se stessi. Ricordiamoci bene, il primo comandamento che oggi vogliamo ricordare, partiamo da Gesù: amare il prossimo come te stesso. E se non amo me stesso, cosa succede? È una bella trappola dell'amore, perché per costruire l'amore con l'altro, prima di tutto, devo amare me stesso. E amare me stesso, da dove parto per amare me stesso? Parto da Dio, perché Dio dice tu sei prezioso ai miei occhi, tu sei nella mia stima, io ti amo. Ecco, tu sei unico, unica, non esiste un'altra persona come te. Per Dio non esiste la brutta coppia, ma esisti tu, unico. E voi questo lo dovete scrivere sulla fronte, nel cuore, sulle vostre mani, dappertutto. Tu sei unico, unica. Ecco che amare se stesso, amare se stessi vuol dire essere, accettare se stessi, con i nostri limiti, con il nostro naso storto, e con i nostri pezzi, con le nostre belle cose che possiamo dire. Accettare, perché tutti siamo limitati e tutti siamo belli. Quindi, il non amore a sé porta a non far crescere l'amore tra amici e anche nella coppia. Quindi, tre movimenti, o meglio tre condizioni per vivere l'amore. Tre, ci sono tre condizioni. Primo, bisogna lasciarsi amare. Lasciarsi amare significa Dio ti ha amato per primo,
puoi accogliere la donna. Quindi la prima condizione per costruire una relazione affettiva, una relazione di amicizia, la prima condizione è lasciarti amare. Seconda condizione è amare te stesso. L'egoismo più grande è non accettare se stessi. E l'amore più grande è accettare se stessi così come siamo, che non significa smettere di avere desideri alti. Dobbiamo conoscere noi stessi, con i nostri pregi e con i nostri limiti. E questo non significa smettere, perché alla vostra età bisogna avere desideri alti, di alta quota, non desideri bassi, volare bassi come la gallina, no? Bisogna sognare di volare alto nella vita, come l'aria. E il terzo passaggio per costruire l'amore, dunque, accogliere l'amore, amarsi e amare. Il terzo movimento è amare. Ama Dio, ama il tuo prossimo come riesci. A volte magari nel nostro amore siamo un po' difettosi. Vorremmo amare meglio, vorremmo amare di più, vorremmo amare in maniera perfetta, ma l'amore, la famiglia mulino bianco non esiste. L'amore perfetto non esiste. Però esiste l'amore con tutto il cuore, con i limiti, però con tutto il cuore. Non so se avete mai visto un fiume. Avete mai visto un fiume? Allora, avete presente i pesci come nuotano nel fiume? Alla vostra età, per costruire l'amore è necessario pensare come nuotano i pesci del fiume. I pesci del fiume, quelli vivi, nuotano contro corrente. Il fiume va giù, il pesce va su. Il pesce morto va dove lo porta la corrente. Per costruire l'amore dobbiamo imparare il movimento dei pesci. Per costruire l'amore è necessario imparare ad andare contro corrente. Perché tutti ti diranno che l'amore, sull'amore bisogna fare sconti, che l'amore lo puoi costruire come ti pare piace, però sull'amore, per costruire l'amore è necessario andare contro corrente, nuotare come pesce. Un altro aspetto che nel suo foglietto è scritto, la sindrome del cordone umbilicale, questa ce la dobbiamo spiegare bene, perché può essere, se capiamo male, è pericoloso, se capiamo bene è bellissimo. Allora, onora il padre e la madre, è un comandamento, però un altro comandamento dice, lascerai tuo padre, tua madre, ti unirai la tua donna, al tuo uomo. Si contraddicono questi due comandamenti? No. Nel cuore di ciascuna persona c'è una chiamata, che è quella della responsabilità, della fecondità. E per realizzare questa chiamata è necessario che a un certo punto nella vita cominciare a pensare che bisogna costruire una vita in modo autonomo. Però come facciamo se uno ha 14 anni, 15 anni, 16 anni, 17 anni? Come vivere qui il rapporto con i genitori? A 14 anni bisogna vivere e obbedire ai genitori, perché appunto i genitori stanno spingendo la vita ed è necessario che fin quando non siamo capaci di volare nella vita da soli, noi ci lasciamo crescere. Però quando uno ha 20 anni, 25, 30, 40, se uno non ha mai fatto un distacco dalla famiglia, lì è impossibile costruire una relazione affettiva. Perché se tu esci con l'amica e con l'amico e hai 14 anni, è ovvio che alcune cose chiederai a tuo padre, a tua madre, come faccio, come mi muovo, esco, non esco. Cioè, è ovvio che alla tua età, 14-16 anni, tu dipendi dai genitori. Però se a 40 anni quello che si vuole sposare chiama la mamma con tutte le spese che lui fa, mamma, compro le cipolle per cena, cosa faccio? Bisogna distinguere, perché se uno si sposa, supponiamo che uno si sposa a 25,
25 anni. A 25 anni, colui che si sposa deve fare una scelta autonoma. È necessario un taglio. Perché senza il taglio, se un bambino nasce e non viene tagliato il cordone umbilicale, sapete cosa succede? Muore il bambino e muore la mamma. Se una persona a 30 anni si sposa, ma non ha ancora fatto il distacco dalla famiglia, morirà il matrimonio. Però questo adesso non deve diventare tipo, che so, alla vostra età, l'età della tempesta. I vostri genitori sembra che non hanno capito niente, che tutto quanto, critico, però non è così. A 14 anni, 15, 16, 18, è ovvio che l'amore lo impari dagli altri. Perché il figlio è un satellite che gira attorno alla famiglia. A un certo punto nella vita è necessario diventare autonomo. Ok? Perché l'amore sponsale richiede appunto di costruire una vita in due. In una relazione affettiva, che cosa può succedere se si confondono i ruoli? Per esempio, prendiamo il caso una fidanzata e un fidanzato, che sono 16 anni, la fidanzata vede che lui insomma non sa muoversi nella vita, va in gita, non sa portarsi per le lenzuola, cioè le cose concrete. La fidanzata comincia a fare la madre, oppure al contrario, in una relazione il fidanzato comincia a fare il padre. Questo porterà a morire la relazione affettiva, perché il fidanzato deve fare solo il fidanzato e la fidanzata deve fare solo la fidanzata, non il padre o la madre, ok? Un altro aspetto, un'altra trappola dell'amore, adesso ve lo dico grossa, un'altra trappola dell'amore sono i rapporti sessuali e matrimoniali. E qua arriviamo a quello che non volevate sentire, ovviamente. I rapporti sessuali cosa comportano? Nel matrimonio uno si consegna totalmente all'altra persona, si sceglie di vivere una vita condivisa in maniera totale, con tutto il cuore e con tutto il corpo. Cosa succede in una relazione sessuale? Per esempio l'anno scorso ho sentito un gruppo di adolescenti che mi spiegava la differenza. Che differenza c'è tra fare sesso e fare amore? Sembra che tra noi e il nostro corpo ci sia una distanza per come uno descrive, perché puoi fare sesso con chiunque, puoi fare l'amore con chi ami. E non è vero, perché come ci ha detto Massimo, tutto quello che tocca il tuo corpo, tutto tocca il tuo cuore. Quindi con i rapporti sessuali e matrimoniali, che cosa diciamo? Che i corpi dicono di appartenersi totalmente, mentre non si è consegnati per sempre l'uno all'altro. Capite l'ambiguità che si crea? È una trappola, perché l'amore chiede la totalità, il matrimonio chiede la totalità, che per sempre, ma la totalità. E in questo caso cosa succede quando, per esempio, che so, prendiamo l'esempio di una fidanzata, un fidanzato, oggi siamo fidanzati, a gennaio ci siamo conosciuti, a febbraio come era pensato prima, dopo un mese il ragazzo dice ma dai, facciamo quello che stiamo aspettando, facciamo l'amore, dopo un mese, ok, facciamo l'amore, però l'amore, facendo l'amore così, uno prende possesso della tua libertà, perché i rapporti sessuali legano, o lo vogliamo o no, legano uno all'altro, ok? Quindi bisognerebbe avere il cuore con il codice, non so se vi spiego, per esempio i vostri cellulari bisogna inserire il codice per entrarci, il cuore deve essere un po' così, non puoi consegnarlo a chiunque, il codice lo devi sempre avere tu. Quindi per vivere l'amore bisogna attivare una connessione tra la testa e il cuore, ok? Un altro aspetto che può diventare una trappola nelle relazioni sia di amicizia che nelle relazioni affettive è l'atteggiamento del possesso. Cosa succede? Ci conosciamo, stiamo bene insieme, ci vogliamo bene?
semi a guai che ti tocca, guai a te se vai fuori. L'atteggiamento di possesso porta a creare dipendenza, perché il contrario dell'amore non è l'odio, ma è il possesso, perché porta a morire la libertà, mentre l'amore lascia le porte aperte, perché si basa appunto sulla fiducia. Un altro aspetto che porta a morire un po' l'amore, oppure diventa una trappola, sono i rapporti non paritari. Non so se questa parola è un po' difficile, cercherò di spiegare con un esempio. Nel rapporto non paritario, per esempio, prendiamo il caso di un fidanzato e una fidanzata. Lui è tutto testa, tutto quello che serve nella vita deve passare attraverso l'analisi intellettuale, tutto deve essere sottoposto alla ragione dei minimi dettagli. Mentre lei vuole un rapporto più semplice, oppure può succedere che lei è tutto cuore, cioè tutto, io sento tutto, non so se avete mai visto il film Emotivi Anonimi, non so se l'avete visto. Lei potreste capire come funziona un tutto cuore. Ah, sento così tanto amore per te che si tempo. Questi due opposti producono un rapporto non paritario, perché lui usa solo la testa e lei usa solo il cuore, ma per creare un amore che possa reggere in piedi è necessario un rapporto paritario, cioè mettere sulla bilancia per bene sia la testa che il cuore, perché l'amore per crescere bene ha bisogno di essere intelligente. Intelligenza, appunto, leggere vuol dire leggere da dentro, ok? Un altro aspetto, e questo un po' adesso attivato un'altra vera connessione, un altro aspetto che porta a morire il rapporto sia di amicizia che di fidanzamento è l'egoismo di coppia. Per esempio, diventiamo amici, cominciamo una storia d'amore, cosa succede? Che da quel giorno in poi tagliamo tutti i legami, non più amici, non più il gruppo, non altri interessi, non più la musica, niente più palestra, io e te insieme dentro un bunker, guai che ci tocchi, io e te dentro la camera, chiusi lì in una casa come quella delle pubblicità, la coppia sempre insieme, sempre anche in bagno insieme, non ci sono più legami. Questo porta a morire l'amore, perché non è tale l'amicizia, il gruppo, tutti gli altri interessi. L'amore non può vivere soffocato, l'amore ha bisogno di aria, di tante relazioni. La coppia, oppure anche i due amici, non possono mai bastare a se stessi. Un altro aspetto che porta a morire la relazione, sia di coppia oppure di amicizia, sono le bugie. Per esempio, può succedere che uno dei due cerca di accomodare alcune situazioni critiche attraverso una serie di bugie, cercando però l'obiettivo di sistemare quella situazione, ma non funziona così, perché il padre o l'amico o l'amica prima o poi scoprirà come stanno le cose. E quindi le bugie portano soltanto a creare un amore immaturo. Quello che invece ci porta a costruire l'amore è la trasparenza. Un altro aspetto che non ci aiuta a costruire l'amore è la gelosia. Io vi ho messo là i numeretti. Come misurare la gelosia? Non esiste un termometro per misurare la gelosia. Però esiste un modo. Se tu hai un amico, un'amica, il ragazzo, la ragazza, e cominci a essere un po' geloso, vorresti stare più insieme, vorresti stare più con gli altri, un pochino va bene. Se poi sei talmente geloso che devi stare sempre attaccato all'altro perché sei geloso, vuoi tutte le sue password, vuoi la password del Facebook,
Sesto comandamento, no sesso comandamento, è il sesto.
commettere adulterio. Dice non? Tu vorresti avere la tartaruga, giusto? Come Balotelli e te la
insinuo e al papà, lo sapete questo? Ok, non dirmi altro, voglio saperlo. Le ragazze, ma questa è drammatico, a noi piace il cuore, che vuol dire? Che il tuo corpo serve per sedurre tu, nella mente rimbambita, e l'uomo uguale, peggio, perché adesso ho scoperto che dagli estetisti, una volta ce l'avevano le donne, sapete chi va dall'estetista adesso? I ragazzi che se devono togliere il pelo, che devono farsi le sopracciglia, e tirarsi. Oh, ma l'uomo non esiste più, mamma mia, no, tutto un misto, adesso va di moda il mito androgino, è uomo o donna? Non lo so benissimo, che bello, il problema è che in italiano non abbiamo il pronome dentro, lui, lei vuole diventare it, adesso va di moda il portale delle riviste di moda, sti ragazzetti che non si capisce se è una donna o uomo, io dico, signore, l'uomo è bello così com'è, non ti sei sbagliato, allora se il tuo corpo serve per sedurre, ci sono due categorie di persone, gli sfortunati, il mondo con te è stato ingiusto, guardati allo specchio, la tua vita è una schifezza, la tua vita non è degna di essere vissuta, ma sei brutta, il tuo corpo serve per sedurre, tu sei la sfortunata, sei la sfigata di turno, allora impegni la tua vita, tu fai le vite e guardi anche le chilocalorie sul dentifricio, te capita, quante chilocalorie hai in Mentalent, prendi il cucchiere, è quello per la dentiera, un'altra roba, invece la tua vita può mangiarsi le lasagne, cosa fa? Il gnocco fritto, la tigella, e quella non ingrassa mai, tu guardi l'insalata ed esce rotoletto, diciamo. Allora, io ti annuncio Dio, benissimo, ma se partiamo da sul presupposto, Dio è bizzarro, a qualcuno gli ha voluto bene, gli ha fatto un corpo perfetto, a te l'ha punito, a te l'ha punito, tu sei sfigato del turno, ti guardi, tu sei nata per essere una bomba sexy. Tu sei nata per essere un oggetto di desiderio degli altri, la tua felicità dipende da questo, io ti dico che sei dentro una bugia grandissima. Tu, guarda che tutti intorno a te ti dicono questo, apri i giornali che vede, anoressici che ti dicono bisogna essere così. Io ti dico, meno male che non siamo tutti così, e vedo tanta tristezza. Guarda queste persone che gioia ti trasmettono, sono tristi. Allora, a che cosa serve il tuo corpo? A che cosa serve il tuo corpo? Perché Dio ti ha fatto un corpo così? Sei sbagliato. Guarda, secondo me ha punito mio nonno che non andava mai a messa. Era comunista e io pago sta roba qui. No, no, guarda, stai tranquillo. Sai a che serve il tuo corpo? Allora, qui noi abbiamo portato un crocifisso, l'hai visto? Lo vedi? Non è casuale, dici, frati, sono come i carabinieri hanno il distintivo. Noi abbiamo Gesù Cristo. Gesù Cristo è bello qui, lo vedete? Perché è nudo, si vede un corpo. Allora, come ami tu? Come ami tu con un corpo? La Chiesa non è contro il corpo, anzi, Dio non è contro il corpo è una cosa, il tuo corpo è meraviglioso, però tu il tuo corpo non l'hai capito. Se il tuo corpo serve per essere una pantera, se il tuo corpo serve per sedurre, per importi, per avere successo, per stare al centro, o sei fortunato o sei sfigato e ti tieni sta paranoia qui e cresci complessato. Tienila. Gesù Cristo ti dice, guarda che il tuo corpo non serve per questo. Oh, guardate che questa è la notizia grande, non me la dice nessuno, perché tu vai a scuola e sei misurata in base alle misure. Se hai le misure giuste, vali l'amicizia del tuo cugin. Se non sei secondo le misure, comincia a vestirti di nero e ti iscrivi al club di emo, è presente? Che bello soffrire. È presente? Vai, sì, ragazze che si devono coprire tutte. Perché? Perché sono ingannate. Ragazzi, siete ingannati. Vi stanno raccontando una balla. Vuoi sapere Gesù Cristo che cosa dice del tuo corpo? Sai a che cosa serve il tuo corpo? Tu hai un corpo. No, Massimo Taleno, tu sei un corpo. Sai a che serve il tuo corpo? Guarda lì, quella è una catechesi sul corpo, Cristo ha amato col corpo, il tuo corpo serve per amare, perché Dio ti ha dato la sessualità e il corpo? Per amare, allora sai che ti dico, se il tuo corpo serve per amare, sono finite le ingiustizie, sono finite le competizioni assurde in cui tu entri e ti guardi allo specchio e piangi, perché sei dentro una balla, Cristo ti dice il tuo corpo è
vai benissimo così com'è. Il tuo corpo è fatto per amarti, puoi uscire di questa sera e dire: Signore, grazie, non mi manca niente per amare. Io ti dico che il frustrato non è uno che non scopa, ricordati, il frustrato è uno che non ama. Tu puoi essere un uomo che ha 18 donne al giorno ed essere una persona triste. Io ti dico che la felicità tua è imparare ad amare. Ti piace stare qua qui? Guardate che anche una persona down può essere felice, perché ama più di uno che ha tutti i canoni, però è tutto centrato su te stesso. Allora, qui c'è una penna, poi mi vengono in mente le barzellette, ma non ve le racconto. Se il tuo corpo serve per amare, la tua sessualità che cosa dice? Tu lo sai che sei tutto sessuato, lo sai? Che non c'hai solo i genitali. Tutte le cellule del tuo corpo sono sessuali. Sai che vuol dire? Che se tu vai a rubare la Nutella al supermercato e trovano i tuoi capelli per terra, li prendono al laboratorio e sanno dire se eri una donna o se eri un uomo. Lo sapevi questo? Ogni tua cellula è sessuata. C'è il sesso psicologico, l'uomo e la donna ragionano diversamente, te ne sei accorta? O ragazza, te ne sei accorta che l'uomo non ragiona come te? Che tu per una parola ti fai la paranoia per 14 giorni. L'uomo una volta che ha detto, arrivederci, eccetera. C'è un sesso anche psicologico. Il piacere, la sessualità, la genitalità. Perché Dio l'ha creata? Te lo dico io perché l'ha creata. Perché tu senti questa spinta ad amare? Sai perché? Perché la tua vita ha un significato. Non so se mi sentite perché rimbombo a tutto, però la tua vita è un viaggio meraviglioso. Sai qual è il viaggio più bello? Sai qual è il viaggio più bello? Non quello per l'Australia. Il viaggio più bello è quello da te stesso all'altro. Prima si parlava dell'innamoramento. Sai che serve l'innamoramento? È una scossa che Dio ti dice: dimenticati di te stesso, vai verso l'altro. È la fine della tua solitudine, per dire che tu sei fatto per mettere al centro l'altro. Tutto di te dice che tu sei fatto per amare, e la tua sessualità, sai a che cosa serve? Per amare. Qual è il problema? Che noi abbiamo staccato la sessualità dall'amore. Che cosa ti dice il mondo? L'importante è che lo fai. Scusa, l'importante è che lo fai bene. Le donne questo lo capiscono meglio dell'uomo. L'uomo anatomicamente è esterno, se ci ha capiti, ha le sue rovine fuori. L'uomo una volta che ha fatto è disposto a pagare anche la donna per darsi a letto. La donna no, lo capisce meglio questo, perché l'affettività è legata al cuore. Due possono andare d'accordissimo a letto ma avere una vita molto distante, e a te non è bello che tu ti senta usato da qualcuno. Non lasciarti usare da nessuno. Il tuo corpo non è una macchinetta. Hai presente la macchina, il motorino, lo scooter? Lo provo una settimana e poi casomai te lo restituisco. Da quante persone sei disposta a farti provare? È così che vuoi dire tu? Sai che cos'è? Finisco, concludo, perché faccio una sintesi. Sai chi ti insegna ad amare? Sai chi ti dice per cosa è fatto il tuo corpo? Questo uomo qui. Questo è l'amore che tutti noi sogniamo. Sai che cos'è l'amore che tu sogni? Un amore che è per sempre. Quando tu ti metti con un ragazzo, se lui ti dicesse: senti bella, stiamo assieme un mese, d'accordo? Io ti amerò per un mese. Tu che dici? Che bello, che romantico. Sì, questo mi piace proprio, questo discorso qua. Per un mese, i contratti a tempo determinato. Tu nel cuore, tu lo voglia o no, sei fatto per un amore eterno. Tu nel tuo cuore sei fatto per un amore fedele, un amore che non mette al centro l'altro. E quando un ragazzo ti guarda come un oggetto, tu non stai bene. All'inizio sì, perché ti senti un po' più libero dai tuoi complessi, ma tu non sei un oggetto. Sai che cosa ti dice Cristo? Che l'amore vero è donarsi all'altro. Lui ti parla di castità. Castità. Frate, allora, il prete finché ti dice parliamo del campo scuola, vai. Finché ti dice facciamo la carità, vai. Parliamo del castità. Prete, oh prete, su questo no. Sai che cos'è la castità? Sai che cos'è la castità? La castità è amare secondo la relazione che c'è dietro. Diceva prima, chi era suor Maria?
Se io ti do una mano, te la stringo, significa che dice, oh, ci conosciamo a malapena, dice questo. Ma se io ho un rapporto sessuale con te, sai che cosa sto dicendo? Ramiro, tu esageri. È solo per provare piacere. Benissimo. Se tu vuoi essere un oggetto di piacere dell'altro, auguri. Vai avanti. Assisi è piena di ragazzi che arrivano con delle vite ferite, perché sono state usate da dei ragazzi e viceversa. Allora, il rapporto sessuale dice: io mi prendo tutto di te, io mi gioco tutta la tua vita, la mia vita per te, tu, io e te siamo una cosa sola. Ma io e i ragazzi non ci diciamo mica questo. Questo è il significato del gesto che compi. Ma è vero quel gesto? È vero che tu, incontrando il sabato sera in discoteca, la domenica non sai neanche più chi è, e voi vi siete detti quello. E dentro di te si crea una menzogna, tu stai male. Che male c'è? Lo sai tu? Perché il tuo corpo è prezioso. Sai che cosa ti dice Gesù Cristo? Che il tuo corpo, la tua sessualità è la parte più preziosa di te, e tu la stai buttando via al primo che passa, che di te non gliene frega niente. Cristo ti dice che tu sei prezioso, tu sei preziosa, la tua sessualità è la cosa più importante, più bella che Dio ti ha dato. Tu sei disposta a dare al primo che passa? È come se c'hai un regalo bellissimo, uno ne hai, e lo devi dare alla persona giusta. Tu che fai? Te lo do e poi me lo riprendo. Come se io tenessi il cellulare, te lo regalo. Tra una settimana ci rivediamo, ci vuole quello che dai. Ma scusa, non me l'hai regalato? A quante persone puoi regalare la tua anima tu? Perché quello che tocca il tuo corpo, tocca il tuo cuore. Il tuo corpo non è un oggetto, sei tu. Tu sei il tuo corpo. A quante persone sei disposta a farti provare? A quante persone sei disposta a farti regalare? Allora vedi, Cristo non è contro il corpo. Voi ci avete tre mila, voi finite sul incontro per una settimana, avete catechesi dappertutto. Accendete internet e guardate la definizione, che devo dire, tutta questa bella gente che parla di amore, e vi fanno catechesi. Stasera, due orette, Gesù Cristo sai che ti dice a te? Non ti dice non devi, non devi, ma quel non devi funziona. È la vita che tua mamma ti dice non devi, e tu fai il contrario. Funziona il non devi, ma ti pare che Dio con te parla il linguaggio del non devi? Dio ti dice: io il corpo tuo l'ho creato, vuoi la gioia, impara a usarlo per come io l'ho pensato. Il tuo corpo ha un senso, l'ha messo Dio, tu sei chiamato ad amare, vuoi la gioia? Oh, incredibile. Se io vi chiedessi: tu la vuoi la gioia? Vedete che la risposta? La vuoi la gioia tu? Ci credi la gioia tu? Dio desidera darti la gioia, però si tratta di fidarsi. Che ti dice Gesù Cristo stasera? Che il tuo corpo è prezioso, tu sei preziosa. E invece oggi che vedi? Corpi in vetrina. Ma te ne rendi conto? Amsterdam, sai che c'è Amsterdam? Lo sai? Sono i, come si chiamano? I sexy ragazzi in vetrina. E ragazzetto, gli piace, amo Amsterdam. Torniamo con un chilo di Maria, che non è la mia cucina, è un'altra roba. Ma tu ragazza, tu dovresti sentire offesa. Ma tu sei questo, un oggetto di mercato. Sei un oggetto di soldi. Tu sei, vuoi essere questo. Tu dovresti sputarti sugli occhi a un ragazzo che ti guarda così. Dice, ecco, oh! Io valgo molto di più di questo. Ma stiamo scherzando, tu sei preziosa. Ma chi te l'ha detto che non vali niente? Cristo è morto per te, lo sapevi? Quanto vali tu? Il sangue di Gesù Cristo vali tu. Tu sei preziosa. Cristo è morto per te. Tu sei preziosa. Non devi elemosinare dagli altri l'affetto. Dio ti ama. Tu, maschio, sei prezioso. Che cos'è il pudore, la castità? È riconoscere che tu sei importante, che la tua sessualità è la cosa più bella e più grande che Dio ti ha donato. Ma non dare la tua sessualità a qualcosa che non è amore. Ti fai del male. Dalla ciò che è amore. Che cos'è l'amore? Guarda sto uomo in croce. Amore è dono definitivo. Ti do tutto per sempre. L'amore è dono totale. Ti do tutto me stesso. E tu vivrai bene totalmente così come sei. Senza mai.
prezioso, tu sei preziosa. La sessualità è bellissima. Oh, sapete che ha inventato l'orgasmo, signore? Non è una parolaccia, c'è nel vocabolario, eh? Cioè, chi l'ha inventato l'orgasmo? Scusate, mi scandalizzo. Il piacere, chi l'ha inventato? Dio. E dove l'ha arrivato? Alla lettura di un libro. Legge il libro di storia e... Che bello. No, l'ha arrivato alla tua sessualità. Perché? Per dirti che deve essere vissuta con gioia, con libertà. È una bellezza grande, ma non ti raccontare bugie. Vi lascio, avete il film. Voi, attorno a voi, avete 3.000 maestre. Visto che l'immagine mi piace tantissimo, di quel ciccione lì con gli occhi fuori, io sono... Ah, l'avete visto? Chi sono i tuoi maestri? Chi ti insegna la vita? La parrucchiera? La parrucchiera, ho un problema sentimentale, me lo risolvi? E quella c'ha 18 separazioni alle spalle. Però ti dice lei cosa devi fare? Fatelo dire da Gesù Cristo, mi sento. Fatelo dire che la sessualità è una vocazione. Tu hai il germe della vita dentro di te, è bellissima, però te devi fidare. Fatemi somiglia, però non hai il ciuffo bianco. Mi sa che è calvo, assomiglia più a Massimo, infatti, questa volta. La sessualità non è un diritto, è una vocazione, te l'ha data Dio. Tu sei chiamato alla gioia, non dare la tua sessualità a qualcosa che non sia l'amore vero. Ma io e il mio ragazzo ci vogliamo tanto bene. Però dopo ognuno a casa sua, dopo un mese te molla, non gliene frega più niente di te, tutto quel bene che era. Capisci che il rapporto sessuale esige un per sempre. Se tu una ragazza non sei disposto per via teorica a prendertela tutta per sempre, tu non hai diritto a nessuna intimità. Mi raccontate una bugia. Fra Mirko sei un esagerato, un bacchettone. Io ti dico che le persone che non vivono questo sono molto tristi. Tu vedi tanta gioia attorno a te, nelle vostre famiglie. Voi vedete persone felici? No. Che vedi? Persone che hanno gestito da sole. Ti vuoi fidare di Gesù Cristo? Tu sei chiamata alla gioia. Non essere sfigata, una persona piena, piena di gioia. Allora, tanti auguri, che poi ve lo debba dire un frate, ragazzi, è colmo, Però vi do una notizia, che io non sono nato frate. E so che anche nella mia vita io mi realizzo amando. Io ho fatto la rinuncia come Massimo, come le suore, perché abbiamo scelto di non avere rapporti. Io non avrò figli. Sai che avere un figlio è una cosa bellissima, lo sai? Lo volete avere un figlio? No, guarda, per me è un cane, forse. Porca miseria. Un figlio è la cosa più bella che c'è al mondo. A me piace un bambino che mi dice papà, che bello. Ho detto di no, perché? Perché io sono chiamato ad amare, così. Perché sono venuto qua insieme con Massimo, Mariana e Lula? Per amare te oggi. Non sono venuto a venderti un prodotto. Devi dire così perché la Chiesa dice questo. Io ti sto dicendo che Cristo ti ama così, ti dice la verità. Però tu sei libero di fare come vuoi. E vuoi fidare? Non è facile. È la chiamata alla pienezza della vita. Vuoi essere felice? Fidati di questo uomo qua. Questo qui è casto. Quanto si sta bene vicino a una persona casta, a una che ti guarda senza possederti, a una persona che ti lascia libera, a una persona che dà la vita per te. Questo è amare. Tu sei fatto per amare. Questa è la tua vocazione. Allora ragazzi, auguri a te. Tu dici, belle parole, io so che non è facile, perché siete bombardati. Avete un contesto che è erotico fin nella vendita delle lenzuola. Oggi se guardate di chewing gum, dovete comunque legarle all'immagine erotica. Io ti dico che quella non è bellezza. Quella è bestializzazione, non accettarla. Tu sei molto più bella, tu sei molto più bello di questo. A che serve il tuo corpo? Dillo tu. Mamma mia, che duri di testa che siete. Il tuo corpo serve per amare, sai che ti dico, va benissimo così com'è. Fine delle paranoie. No, fra mio, voi amo piangere. Ok, piangi. Se il tuo corpo serve per misurarti con gli altri, per essere un sex symbol, auguri, la strada è lunga, vai, vai, cammina. Oh. Se il tuo corpo serve per amare, scopri come amare al meglio. Tu puoi essere una persona felice, realizzata. Scegli i maestri giusti, quello è l'unico che di te gli interessa veramente, l'unico, perché ti ama, perché sei prezioso.
Allora basta, avete l'auto così. Vi do la parola.